Ciao a tutti e bentornati con un'altra su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Gears 5, versione Microsoft Store. Questo fa parte della rubrica non solo indie, ovviamente, perché è un colossal del mondo dei videogiochi. Ammetto di aver giocato forse solo un titolo sulla Xbox 360, quindi tra l'altro non era nemmeno troppo il mio genere, ma ha ispirato un po' quest'ultimo capitolo. Lo sto giocando prima del rilascio, non ho fatto la follia di aver speso 80 euro per comprarlo, ma per gli utenti PC, beh, dovete sapere che potete fare l'abbonamento al Game Pass. Adesso io non ho ben capito esattamente come funzioni, ma mi sono abbonato con 1 euro al Game Pass PC e poi ho fatto l'abbonamento Game Pass Ultimate, che ha convertito il mio precedente Game Pass PC in un mese supplementare, quindi in pratica ho da settembre a novembre di abbonamento Game Pass Ultimate con un accesso a un botto di giochi, tra cui anche Blair Witch, che vi ho portato precedentemente in video, anche se quello lo posseggo già per Steam. E vi dà accesso a una miriade di giochi, tantissimi giochi, tanti magari anche in accesso anticipato come questo, perché ho in mano la versione Ultimate. Ovviamente saranno problemi una volta che non avrò più il Game Pass attivo, perché è una versione che possiedo, quella da 80 euro. È un gioco che è un action in terza persona, con questi movimenti comunque molto lenti, molto pesanti, con questi uomini equipaggiati veramente pesantemente. Ovviamente mi rivolgo a chi di voi non conosce il titolo, invece a chi conosce il titolo, a chi ne è appassionato, gli chiedo di farmi sapere se valga la pena anche recuperare i vecchi capitoli per capirne bene la storia, perché sappiate che se siete neofiti come me e partite adesso, c'è un lungo riassunto video in cui vi spiega quello che è successo e sembra essere tutto comunque piuttosto interessante. Del gioco io non so dirvi molto, so che ci sono i collezionabili, quindi in ogni livello avete un tot di, vedete, di numero di oggetti collezionabili. Sto giocando la campagna, ovviamente avete anche la modalità multiplayer. È una sorta anche di Call of Duty per quanto riguarda il multiplayer, perché il fulcro del gioco alla fine è il multi, dove potete entrare, fare classificate, partite rapide, insomma, sfidare altre persone. Ed è un gioco che si basa completamente sui sistemi di coperture, mira, lancio di granate e così via. È caratterizzato piuttosto bene perché comunque il gioco ha un sistema di ricarica, adesso se riesco ve lo faccio vedere, in cui in alto a destra vedete, dovete premere rapidamente il tasto R quando siete su quella parte evidenziata della barra, e quello vi consente di ricaricare istantaneamente, se no dovete, vedete, attendere tutta la barra. Anche il tipo di granate sono fatte in un modo particolare, soprattutto tenendo premuto il tasto della ricarica potete andare a tagliare tutti con la motosega. Ci sono un sacco di fatality, diciamo, chiamiamole così, in cui potete terminare i nemici. E con questo shift potete vedere la scansione dove dobbiamo andare. E niente, ho approfittato di questo Game Pass per provare il gioco. Al momento io adesso vi faccio vedere, gioco con una 970 e la risoluzione video dovrebbe essere anche abbastanza alta. Infatti sto giocando tutto ad alto, non so, ad alto c'è anche ultra volendo. Però al momento me lo tengo così, mi sembra già comunque piuttosto buono. Il pacchetto texture ultra, direi che non ci provo nemmeno. Gioco a 60 fotogrammi e i filmati vanno a 30, che sono i filmati anche per console. Allora, andiamo avanti, si corre con lo spazio e ovviamente stiamo andando ad esplorare una vecchia base in cui nessuno entra più da 25 anni. L'ambientazione la trovo anche abbastanza interessante perché si accedeva da... siamo scesi con una fune, abbiamo altri membri dell'equipaggio, probabilmente chi di voi ha giocato i precedenti capitoli li riconosce. Io lei, pertanto per farvi capire la bontà del filmato introduttivo, ho capito che ha già i suoi problemi, lei, perché non dorme da giorni, ha avuto dei problemi nei precedenti capitoli, non indifferenti, ma al momento io non vi spoilerò nulla. Dave, Che luce. possiamo, vedete, Dave è il robottino che ci segue e ci C'è illumina. un'enorme Sicuramente centrale finirà in un nascosta bagno sul di continente. sangue, Se dovesse schiudersi, perché saremmo nello sciame fino al collo. il gioco si basa già dai precedenti capitoli sulle Se locuste, in veniamo su pratica su questa questi pianeta, sciami di uova, ritornerei diciamo, che si dall'altro schiudono in pianeta. questi esseri immondi, oltre che i robot e droni, Come si insomma. perquisisce un posto che sta cadendo, pensi? Lo scopriremo. Devo dire, anche belli gli effetti di Si sponsa nello luce. sforzetto. Il piano di Baird di lanciare un satellite da qui sembra un po' raffazzonato. Io sto andando avanti un po' in Piani silenzio anche per farvi raffazzonati sono godere la della specialità di Baird.
del doppiaggio, che ho trovato comunque buono. E soprattutto l'ho trovato anche su Steam, straordinariamente. Io ovviamente, avendo fatto questo abbonamento, l'ho avuto col Game Pass. Lo trovate, la versione ultima è quella da 80 euro su Babbano. Io non faccio pubblicità agli store, quindi io vi dico, l'ho trovata a 35 euro la Ultimate. Il problema è che c'è tutta una serie di cose che a me non piace. Dovete cambiare il vostro store in russo, averlo, tenere lo store russo per 14 giorni, che è il limite di Steam, e poi potete tornare allo store italiano. Quindi vedete in rubli o rupie, adesso non mi ricordo. Comunque vedete che puntando col tasto destro, cioè premendo E, poi il robot ci riporta gli oggetti che vediamo là, che non riusciamo a raggiungere. Ma noi adesso vogliamo combattere, quindi questo qua che cos'è? Munizioni? Ok, fantastico. Niente, proseguiamo e andiamo avanti. Sicuramente finirà nel bagno di sangue, come ho già detto, perché solo un pugno di noi. Sì, questo sposto deve avere comunque una storia. Si trova anche col Game Pass base, non l'Ultimate, il 4, Gears 4, mentre i precedenti credo non siano giocabili. Poi mi pare che ci siano i nuovi Halo, o Halo Reach, e credo sarà disponibile anche col Game Pass anche Halo, la versione che comprende tutti i giochi che finalmente arrivano per PC. Qua dobbiamo passare alla modalità motosega e quindi tagliare questi cavi. Bene, andiamo. Andiamo avanti. E poi, vabbè, a parte il discorso dei 2 mesi con 2 euro iniziali, l'abbonamento costerà 12,99 euro al mese, come giocare a World of Warcraft. Ma il bello è che vi darà un sacco di giochi gratuiti, quindi è da valutare. Un po' come l'Origin Access, che anche lì vi dà altri giochi. Premo T per fare la scansione e vediamo. Abbiamo trovato dei nemici. Ok, ci sono dei nemici. Ovviamente qua c'è una riflessione da fare. Vi piace giocare su Steam, solo su Steam? Vi piace avere qualcosa anche su Microsoft Store? Nel senso, vi disturba avere qualcosa a giocare con Microsoft Store? Si sta andando in una direzione di un certo tipo, perché ormai i giochi in abbonamento vi danno praticamente tutto. Quindi se vi piacciono i FIFA, gli sportivi, i giochi di Origin, ha senso abbonarsi all'Origin Access, che vi dà comunque a 100 euro un botto di giochi per un anno. Poi mi pare che faranno qualcosa anche con Uplay, e poi trovate anche il Microsoft. Quindi dovete valutare bene che cosa vi interessa usare e quanto ho già giocato. Ovviamente se io... Vabbè, pare che sia un sacrilegio prendere Gears e non giocare online, però se io me lo voglio giocare, l'esigenza di godermi un bel gioco in terza persona e poi non gioco l'online, può aver senso fare questi 2 mesi, 1 mese, 2 mesi di Ultimate e godermelo praticamente gratis. Molto bene, abbiamo finito. Ok. Blocco bersaglio, ho in difficoltà principiante e sto giocando in principiante perché ho detto non farmi fare figure. Metti pausa il gioco, cambia impostazione, ok. Ah, si aggancia automaticamente, ok. Ho giocato in principiante, voglio giocare in intermedio. Vedete, trovate le armi per terra e vorrei andare a vedere un attimo solo l'impostazione dell'associazione tasti. Vedete, riparati, scavalca, i tasti sono comunque anche molto semplici. Potenza fortificazione, slot arma 1, slot arma 2... abilità di Ultimate Jack Arcade, potremmo usare le abilità di tutti i nostri personaggi, mentre vabbè, il tabellone per l'online qua non è visibile. Qua l'Hammer Burst, questa è un'arma a distanza. Poi abbiamo anche c'è pompa, abbiamo la mitraglietta, no, questo è una sorta di fucile pompa pistola, vabbè, insomma, poi la granata. Possiamo fare un'altra scansione. Vediamo se troviamo qualcosa. Scansione dura qualche secondo, ci tiene visibili i nemici. E noi intanto col tasto shift proseguiamo. Si va avanti a vedere che cosa sta succedendo. Ok. Ormai i giochi che si trovano in italiano sono pochi. Non mi sembra neanche eccessivamente pesante come gioco. Mi sembra ben fatto.
per quanto io già detto non sia un fan, ma ogni tanto qualche gioco grosso, diciamo, che supera abbondantemente quel limite dell'indie. Su The Witcher potremmo discuterne, perché la casa comunque era una casa piccola, anche su No Man's Sky, anche se supportata da Sony, è una casa piccola, ma qua no, non stiamo parlando assolutamente nella maniera più assoluta di un indie game. Granatozza. Vedete, dà soddisfazione sotto questo aspetto qui, perché comunque vi gestite tutte le tattiche, potete passare da un punto all'altro, potete andare anche a finire i giocatori, sì, i nemici in fin di vita usando il tasto che compare una volta che li siete vicini. Adesso vediamo di farlo, se riusciamo a stenderlo. Ecco, vedete che adesso sta camminando così, io adesso vado vicino e dovrei poter finirlo. Ok, tengo premuto F. Ah no, qua l'ho usato semplicemente come scudo umano. Mannaggia, no, non lo voglio come scudo umano. Dovete mollarlo. Mollalo, non voglio morire. Abbattuti. Ok, adesso lo finisco. Voglio finire anche lui. Ok. Ma ogni tanto parte l'animazione. Ok, tieni. No, non sono riuscito a farvela vedere, purtroppo. Adesso vediamo se riesco. No. Mi sto incaponendo su questa cosa, però ve la voglio far vedere. Per chi di voi non la conosce, ovviamente. Dobbiamo trovare un silo intatto. Dicono che all'interno di questa base ci sia un silo intatto. Tempo abbiamo messo fine alla Vediamo. Lanciando questo satellite del martello potremo farlo di nuovo. Stanno parlando di cose che comunque io non conosco. Controllo chiude. Siamo arrivati al quinto capitolo. Ovviamente io avevo giocato anche sull'Xbox al vecchio, mi pare, Gears 2 o 3, però non avevo giocato la storia, avevo giocato il multiplayer. E questi? Vabbè. Sì, poi come stile di armatura mi ricordano molto anche i soldati di StarCraft. Quanta base missilistica rimane? Scopriamolo. Voi andate a destra, io e Marcus andiamo. Ci dividiamo e andiamo in due direzioni diverse. Fantastico. Va bene, ma restiamo in contatto. Ci prendiamo noi il robottino, vero? Due silo, due direzioni. Direi. Hai un'idea migliore? Andiamo, scansione. Quindi, arrivando un pochino a una conclusione, vi piace questo gioco? Soprattutto per chi è dedicato? Io, non conoscendolo, noto una cosa, che è una cosa molto importante per un gioco. C'è un background, c'è una storia, non è una cosa tirata fuori da niente, perché comunque è una saga che va avanti da anni e anni. Quindi i tipi di armi sono fatti in un certo modo, le granate in un altro. La cosa che ho notato subito è la granata, era questa granata che sembra tipo un mazzafrusto, che è sicuramente tipico della serie. Quindi se non volete un gioco di ruolo, volete semplicemente un action comunque bello, bello tosto, anche volendo con ondate di mostri, ripeto, un bel background, tanta azione, una storia da seguire comunque fatta bene, doppiata bene, cioè comunque il gioco si è curato, è indubbio. Il gioco fa sicuramente per voi. Se cercate invece un The Witcher nuovo, un gioco dove si combatte ma si deve anche gestire, magari avere una microgestione del personaggio o di altri orpelli più da gioco complicato gestionale, no, quello in quel caso ve lo sconsiglierei, perché non fa per voi. Io non so ancora se è il gioco che fa per me, sicuramente avendolo gratis me lo posso godere un pochino. E non avrei mai pagato quella cifra, nei 50, nei 60, nei 80 euro, perché non sono appassionato, ma si può assolutamente notare che è un gioco ben fatto. E so che ha anche parecchio seguito, perché comunque il gioco piace a tanti. Questo scarico è la nostra via d'uscita. Sono 65 giga quello che era, che ho detto. Ok, ho dato compito a Dave di aprirlo.
Mi pare che il vecchio Gears 4 con tutti i DLC arrivasse a 120 giga di download. Mi tagliano la connessione internet se scarico una roba del genere. Bravo Dave. Dave fa solo beep. Scendiamo, chissà poi come ne usciamo. Oddio, ho raccolto un Hammer Burst. Ma cos'è un Hammer Burst? No, no, voglio tornare al Lancer, io voglio l'arma tipica. Perché non spara? Prendere i colpi? Infatti. Lancia. No, voglio i colpi. Vabbè, i colpi non li ho, quindi... No, ma mi sa che è proprio una zona in cui non si può sparare questa. Quindi andiamo avanti. Abbiamo compagnia. Abbiamo compagnia. Un po' all'alien. Ok, sono arrivati gli altri dall'altra parte. James, siamo sopra di te. Ti vedo. Possiamo allertarli subito. Bene, basta che tu ci dica chi sparare. Tieni premuto mouse 2 e premi Q. Ok, sparate a loro. Ok, la stiamo facendo in modo molto tattico. Una granata, chiudilo. Comunque ricordate, il gioco comunque vi terrà impegnati per qualche decina di ore. No, non credo neanche sia lunghissimo, qualche decina di ore inteso se vi piace anche il multiplayer, perché in genere le campagne di Gears che io ricordi non sono lunghissime. No, volevo farvi vedere la fatality, ma non riesco. C'è qualcuno che è in fin di vita adesso? Qui? No? Vabbè, prendi. È un gioco che basa tutto il suo combattimento, tutto il suo combat system su le coperture. A parte che le esplosioni che sono fatte molto bene, devo dire. Un tasto solo per la corsa, il salto non c'è, perché si usa spazio per la corsa veloce, per ripararsi, si usa sempre spazio. Io voglio metterti giù. Oh cazzarola. Ok, ti vengo a sistemare io adesso. Tengo premuto, ok. Ok, questa era la fatality usando la motosega. Attacco corpo a corpo. Non mi ricordo mai di ricaricare usando il giochino qui della barra. Queste... Poi ovviamente quando siete riparati potete sparare anche alla cieca, che ovviamente è tutto molto pilotato se giocate a difficoltà principiante come me, perché va comunque a mirarvi la zona più o meno dove è il mostro, il nemico, il mostro. Allora. Ok, dai. Che schifo. Ah, abbiamo una zona di protezione supplementare. Va bene, dove si deve andare? Su lì. Ok, perfetto, dai, ormai siamo gli sgoccioli. Sono in corsa. Voi due, andate! Ricevuto! Lo sciame. Sì, poi il sottotitolo che dice la musica si intensifica, non si può vedere. No. Comunque ho chiesto agli altri di dare una mano sul mostro grosso, che mi fa un po' più paura. Adesso vedo di sistemare quelli che rimangono e poi pensiamo a lui. Scegli rinforzi, guardiani tricolpo, DR1 tricolpo, DR1 tricolpo. Ok, abbiamo chiesto dei rinforzi. Scusate, ma io, adesso se non è morto, ci penso io. Questo primo boss lo affrontiamo insieme, vediamo se ce la facciamo a farlo. Non so che cosa ho fatto, ma... Oh. Dai, dovremmo avercela fatta. Ah, via. Ok. Fantastico.
E questo? Grazie per la sua collaborazione. Ah, ok. Quel carrier è stato abbattuto. Grazie. DB, uno di voi metta in sicurezza la zona, gli altri con noi. Confermato. Ok. Molto bene. Non l'avrei mai detto di fare... Che poi si possono fortificare anche le barricate, ma devo capire come e dove farle. Buondì. Lei? Sì, ma non abbia paura, non faccio niente. Allora, shift. Dobbiamo andare di là. Ok, andiamo. Andiamo. Tengo premuto. Corsa. Non riesco più a smettere di giocare adesso. Ok. Niente, Dave? Dobbiamo trovare il modo di aprirla. Sì. Ma come? Vabbè, eccolo lì. Ah, giusto. Dave, controlla il pannello. Fa tutto Dave. Lui entra da lì. Dovrebbe diventare verde qui. Ok, infatti. Grazie Dave. E mo? Siamo entrati. Roba top secret. Per quanto ne so, sta aprendo una porta. Sta facendo ben altro. Beh, in ogni caso la porta è aperta. Grazie, Dave. Guarda che effetto di luce, che bello. Ha scaricato. C'è un buco enorme a livello di sicurezza massimo. Cosa c'entra con la missione? Non c'entra. Non abbiamo finito i colpi. Sì, direi di sì, perché stiamo ricaricando, ma sempre gli stessi, perché ne abbiamo solo 21. Ragazzi, io faccio una scansione, allora, prima di lasciarvi. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Gears 5. Adesso io torno al menu principale, così vi faccio vedere che cosa come funziona, insomma, che cosa c'è da fare qua, come altre voci, altre possibilità di gioco, la modalità versus, la fuga e l'orda. Dovrebbero essere comunque delle funzioni giocabili con missioni a tempo, insomma, dove possiamo anche migliorare. Ci saranno le missioni settimanali, la versione versus, c'è la partita veloce, la classificata, le personalizzate, la versione orda è una coop difensiva. Tra l'altro, cosa più importante, potete giocarlo con gli amici, perché quando iniziate una campagna potete iniziare una nuova partita e vi fa aggiungere amici, quindi potete giocarle con gli amici. Qui sono io, insomma, il mio livello online, e così è. Allora, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Gears 5, se vi è piaciuto il video. Era ovviamente un video della rubrica Non Solo Indie, dove ogni tanto vi mostro anche un gioco AAA, così giusto per non snaturare il canale. Fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, ciao ciao!